Non è una scuola, le scuole stanno per chiudere, vuole essere un centro estivo per i bambini ucraini, figli dei rifugiati dalla guerra a Roma. Un centro che, pur non trascurando aspetti didattici come lo studio della lingua italiana, prevederà attività ricreative e anche di counseling e supporto psicologico. Il tutto nel quartiere di Casalbruciato. La giornata di accoglienza c'è già stata a Villa Fassini per il progetto di Atlantia, partecipato da Comune, Governo, Comunità di Sant'Egidio, Caritas, Save the Children e Ambasciata dell'Ucraina in Italia, perché sia estate per tutti. Ne resteranno solo 3.000. Si parla dei monopattini e del sogno del comune che ora vuole diminuirli drasticamente. Ormai se ne sono accorti tutti del flop dello sharing, con oltre il 90% dei mezzi inutilizzati, ma solo ammucchiati alla rinfusa in città. Paragone a Londra-Roma: 12.000 monopattini e un solo operatore a Londra contro 14.000 di Roma e ben 7 operatori, ma a Londra il servizio è disponibile in ogni angolo della città, mentre a Roma è circoscritto solo a 100 km quadrati rispetto ad una superficie cittadina di 1.200 km. Negli anni 80 e 90, Via Libetta, piccola strada nascosta al quartiere Ostiense, diventò la mecca dei locali notturni e delle discoteche alternative. Ora punta a diventare un polo universitario. Arriva RUFA, sigla che sta per Rome University of Fine Arts, polo formativo e campus, che accoglierà ambienti per la didattica, laboratori, spazi dedicati ad eventi, mostre e performance curate dagli studenti nei 10.000 metri quadrati di spazi creativi. Gli amanti del clubbing, cresciuti nel frattempo, guarderanno altrove. Non si può sapere quanti dei 23.000 dipendenti del Comune di Roma ce la faranno ad esserci a quello che viene annunciato come il primo bagno al mare in famiglia. Appuntamento organizzato dalla CRAL del Comune per il 10 giugno ad Ostia. Divertimento assicurato per chi ci sarà, con tante attività tra le quali corse con i sacchi e il calcio balilla umano, che non fu pensato nemmeno da Fantozzi. Difficile peraltro immaginare in questo caso l'attuale sindaco con sembianze da mega direttore galattico.